Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli dall'Alta Data di Lavoro, da Cassino per l'esattezza. E questa sera staremo un'altra oretta insieme per parlare, questa volta non di storia, ma di arte, di teatro, ma forse di vita vissuta. E ne parleremo con una persona molto, molto particolare, con una donna che adesso presento, e di Cassino. Per chi non sa la differenza tra cassinesi e cassinati, in italiano dovrei dire cassinate, però siccome noi siamo cassinesi, perché diciamo cassinesi, e anche se poi per gli italiani, ripeto, per gli italiani cassinesi voleva significare gli abitanti, cioè i monaci che stavano a Monte Cassino. È Ecco di vero. cui parlo. Parlo di, ecco, un breve video e poi dopo che la presenterà e poi dopo gli facciamo fare i saluti. Adesso mi fanno passare qua. Uè, ma chi siete visti a Maritima? Era stamattina che non ci sta. Io ne saccia d'aiuto. E mo veremo. Giulie! Eccomi, eccomi. Dimmi, mamma, dimmi. Ma si è vista a patata? No, non l'ho visto, perché tu li sei visti? E d'aiuto! E che ne so, andava alla fiera. Ecco qua, l'avete visto in questo breve video in cui si è cimentato in un breve monologo in lingua laporina cassinese. Parlo di Anna De Sandis, che saluto adesso e presento a tutti. Ciao Anna, come stai? Bene, bene, sto Ti è buona, sì. piaciuto questo video fatto a Roccasecca? Bellissimo, guarda, veramente non me l'aspettavo, perché sinceramente è l'unico che siete ripigliato, perché se no gli auto gli siete lasciati perdere, insomma. Allora, Anna, noi già è partita a parlare cassinese, però perché ho chiamato Anna? Perché dopo aver chiamato Peppe, ho fatto una trasmissione con Beppe Chiacciolo del Colosseo, abbiamo fatto in lingua cassinese laborina, ho visto che Anna, una delle ultime che per fortuna sa una lingua che fra poco non si parlerà più, Anna, tu lo sai meglio di me, ho voluto fare questa intervista, questa chiacchierata con Anna perché ci deve parlare un po' della sua vita, però in lingua cassinese. Quindi noi ci sforzeremo a non dire più una parola in italiano. E soprattutto Anna è anche un'altra, infatti credo che sia la stessa generazione di Peppe Chiacciolo, che ha vissuto il dopoguerra, che a Cassino è stata veramente dura. Nel 58, quindi tengo 63 anni, voglio, cioè vecchiarella E Gesù. credo Chiacciolo 59 o 58, non mi Io sei più giovane, che mi chiamasse mamma. ricordo. No, ma guarda, che credo 60, ma comunque la tua Sia. generazione, più o meno. E quindi hai molto da raccontare. Allora, Anna, mo finisco di parlare in italiano e parliamo in cassinese. Senti, Certo. Anna, mo dimmi a dosi nata, a dosi, come sei cresciuta, famiglia tua, da dove vieni, sia da parte della mamma che da parte del padre, perché tu appartieni a una Allora, famiglia è nata a abbastanza Cassino cassinese. nel 1958, il 23 febbraio. Però sono nata senza che manco padre mi potesse re. Alla clinica Valente, all'epoca ci stava sta clinica E tu tanto stai a questa famosa. clinica? E tu stai a questa Te la clinica? ricordi? No, non me lo La ricordo clinica proprio. Valente, Santo Stefano. No. Dove hanno fatto la rotonda di fronte alla banca di Zeppieri, la cazzarola si chiama Chilubar, la Sì, tanta addosso agli gente. Urso, mo. Dove sta American Bar, in coppa là stava la clinica Valente. E Ah, mi sì, ricordo che me ne... mamma, quando è là, a botte restare là e cose va, io sono nata a Misa di Verma, sa, e Verma. venne la Verma Nara. E Ah, ah. perché? Perché teneva paura, perché i padri non ci stava, perché stava a comandare la tenenza lì a Sant'Eufemia. Ma Quindi che per missione venire faceva padre, però? il maresciallo maggiore di finanza, Ah, ecco. comandava là, capì? E poi venetta qua a Caserta, ma roppo 10 anni, perché è stato là e praticamente ci ha visto, insomma, noi voglio a me, a Fratama.
hanno pensato buono era mettermi in collegio, perché io ero un po' gelosa era frate, ma, e quindi praticamente gli accirevi negli accirevi. Quindi, per non avere su un bicchiere, mi hanno mandato subito in collegio, anche perché io non mangiavo. Non ci pare, perché mo sono bella tosta. Ma prima mangiavo e vomitavo, quindi nonna ma tutta preoccupata, perché quella già era vecchia, non poteva tenere a me e a frate, ma tutte e due insieme, perché a 2 anni di distanza siamo nate, quindi Ma mi chiedo prima perché, io ero ma mamma da a quando l'ha avuto? Scusa, era vecchia nonna o da una vecchia mamma? occupata. No, no, nonna, mamma me la teneva a 25 anni che si è sposata, quindi a Ah, e 27 mi ha fatto. nonna da caputo a mamma da E quando no, l'ha e avuto mamma? nonna teneva 46 anni quando ha fatto a mamma, 25 anni che poi si è fatta rossa mamma, quindi 46 più 25 e più 2 che aspettava a me. Qui pensa tu, quindi Ma mia nonna ma era proprio vecchiarella, insomma, non poteva tenere 2 vagliù. Poi i chiagnevi, strillava e voleva c'era frate, che là, mamma lavorava in un negozio, nonna, cioè, non poteva, e padre mi allora, gestiva. E quindi e quindi capisci insomma stai come la povera sola. situazione. Ma senti, dimmi una cosa, facci capire, tu te ne metti in un negozio importante a Cassina che è la gioielleria, ma 65 anni, tengo gli Oscar del commercio, l'Oscar pensa, del commercio. 65 anni, pensa tu, 65 ma tu prima mi sei detto che praticamente anni. No, mamma da... io tengo 63 anni, Sì, ma si è il capito. negozio è nato con nonna. È Ma come nato si è con trovato un un nonno negozio? ma che era artigiano di Mussolini, niente di meno, faceva l'oro Era per il Donnello, culo. ma non era cassinese però, non era cassinese. No, nonno era a Valle Curzano, Ah, vicino Valle a Pico, Curzio. Valle Sì, come Curzo. non conosco buono, un paese rimasto buono, Capito? ubriaco. Eppure mamma, ma giustamente. Invece poi, una cugina di Padova, che conosceva mamma che gli aveva un negozio sì, ha detto ma sai che tengo un bel guaglione finanziere, sa mi piacesse sta vagliola avesse, sa mi fa conoscere e hanno fatto su un bici. Ma Bici. padre e mamma ma sono state sempre innamorati pazzi pazzi. Guarda, io tengo tutte le lettere che padre mi mandava a mamma, ma quando era incinta, prima, quando erano fidanzate, tengo un... Mo' cacchione faccio un libro, perché è stata troppo bella questa Credo, cosa. Ianna Re, penso che sia proprio così perché sono cose Hanno fatto belle. 50 anni al matrimonio, ma rispetto, condivisione, tutte cose, qua quelle che ci mancano alle famiglie. Guarda che pure io sono sposata da quasi 50 anni, non la voglio ridere, Mazza, però sono davvero? stata 7 anni Complimenti. fidanzata con marito ma e 44 anni sposata. Fatta gli conti e vedi che cazzo. Qui sono cose che non si sentono più qua oggi, Anna, quindi una volta No! facevo l'amore per le lettere, quindi è una cosa Si bella. capite tu? E quindi si era trovata a Cassine per convenienza, perché Cassine si va a ricostruire, insomma, comunque. Bravo, perché a Valle Corsa ci stavano solo Rupol, l'Iva, ancora ci stanno perché ci sta l'olio DOP, se La corsa non bagno fanno buono, gli bagno corsa non bagno. formaggi, l'olio è buona, però purtroppo chi di Iemb non erano buono perché ancora Valle Corsa era proprio una macera, yeah? È Sì, proprio io una lo lavoratrice. faccio perché qua là per la corsa era l'ultimo paese dello stato papalino, poi iniziava l'Engola che iniziava a prendere Napoli. Ma Non non hanno più. era manco collegato buono, era tutti No, gli ma mezzi, chi le cose detto no? qui. E allora giustamente nonno mi ha richiamato dal frate, venite qua a Cassino, insomma, si trovate proprio buono, buono, buono proprio. A ricorso. E quindi si è messa a fare subito il gioielliere come ora, fa artigiano. Subito, subito, ha pigliato su un negozio sotto all'INA. Gli palazzi che ci stavano, solo il primo piano in costruzione, no, quello già era, sì, già costruito. E sotto gli negozi già fatto. E quindi si è pigliato i negozi vicino a Pasquale, chi gli veniva gli cappielli, I e gli capelli, certo. annarelli, mi ci stavamo.
E mio zio Vittorio stava sotto gli portici, ma tutti quanti ci conoscevano a noi, perché noi cura Giovanni eravamo i primorifici. Prima lui, Rocco Olanda, Rocco Margiotta, Tutto tre ci troppo stavano. avuto è venuto, tutto troppo avuto è venuto. Capito? Che Scusa. poi Rocco, chi di tembe era che ci stava la miseria, quindi quando si accattava Lupiezza d'oro era pure un riscatto sociale, insomma era un pezzo No, se importante, la accattavano tutto quanto, era un valore. anche Perché perché, era un valore, era. ma con la ricostruzione della Cassina, tutto quanto, i commerci, le cose, voglia a te, ma pure nonno che stava col Felice, che gli faceva? Gli commerci ragavaglia, ragacanapa, ralana, ragapatana ad Avezzano, gli va con gli ucar, prima gli va con gli ucar, con gli cavalli, roppo si accattettano un camion scanganato e gli vanno e ci volevano 2 ore, insomma, a Avezzano, pensa tu. Figurati, non lo so, la strada vecchia. Cargava canapa e patana e faceva su commercio Pensa tu. e un E sacco soldi si faceva. se, quindi dicemmelo poco, sotto a chi li porta che ci stava? Da tu, Siada, Chiade, Luca a parlare, chi ci stava Lu ancora? Cappellari, gli Annarelli, poi mo non mi ricordo buono gli altri che ci stavano, insomma, perché non mi va in mente, insomma, però io mi ricordo tutto qua. La farmacia sembra, la farmacia Masia non esiste, che San Benedetto, che là c'è stata sempre stata, Ah, c'è capito? sempre stata. Cazzo, sì, Quindi, capito? e c'era la chiesa di fronte, ma allora però il palazzo del Sr. Barcoppola ci stava già o già ci stava? Sì, come no? E Ah, lì ci ci stava. stava coso, Junfimper, oh, e Ah, Junfimper, ce lo vorremmo Lumbrimber! ricordare, di fronte, che c'era a mangiare la pizza. Ah, Ah, la pizzetta la pizza di Lumbrimber! Junfimper era la Che meglio pizza. chi li venette da Napoli, venette da Giuliano? Che ci stava? Cioè, Da Napoli. ci stava Issa e Coppola, e io praticamente sono stata sempre con le vagliole di Coppola, praticamente. Quindi proprio la rinascita, si è vissuto proprio la rinascita Ah, da sì. Cassino. E t'aggiritto, noi eravamo i guagliù. Ah, De Vivo c'era pure. Te la ricordi l'agenzia De Vivo? Sì, come no? Pensa. E io praticamente con tutti questi guaglioni che ci stavano, noi stavamo sempre a mia sala via. Sì, Dopo Andannare, dimmi una 10 anni. cosa. Ma poi il palazzo arrivava fino a Bascia, piazza Tostamose, cioè piazza Diaz, c'era già rubato Geremia Pio, non ci stava. Sì. E io alla scuola in coppa al primo piano, che ci stava la Di Biasio, Eh sì, mi ricordo, no? la Di Biasio, oggi fa la Io domenica, però ce l'ho praticamente, ancora. nonno, ma veniva a pigliare dread alla porta e me la portava in un negozio. Io non potevo uscire, cioè, come sentiva che ci stava la gente che scendeva per la scala, nonno immediatamente mi veniva a pigliare, perché, visto che padre non ci stava, mamma mi lavorava lo stesso in un Era negozio. geloso, insomma. Era giù su te, per carità, non mi ha fatto mai sci. Tu pensi che mi ha tenuto a sposare a 20 anni? No, a 20 anni per uscire, no, per uscire per la casa perché non ha mai sciuta, perché sono stata sempre in coppia sotto a mamma. Però ti voglio dire, cioè, nonno mi era terribile perché dice, le femmine sono tutte zoccole. Cioè, Ma no, pure a chi di tempo si diceva. che? No, mio nonno era terribile. Pensa che nonno ma nasceva mai alla casa, ma si pazzo, ma non la faceva proprio a sci, cioè asceva solo o quis, oppure quando andava a trovare la figlia a Terracina che si era sposata perché era maestra, la figlia, grande maestra, lui e lei e gli marito, e iva alle 5 la mattina, partiva perché dice poi ci sta lo traffico, capirai, ci metteva 2 ore per arrivare a Terracina, figurati con quella via vecchia che ci stava, ti Ci ricordi? vuole due ore, Mica figurati, si prima. passava di umano, si passava per fun. Per Niente. Allora, poi arrivava là alle 5 la mattina, alle 6 e mezza, così arrivava, 6 e 3 quarti, cominciava a fare cadaveri, ascete, mia zia, per paura che faceva tutta sta mambrina la mattina, a Terracina che ci stava il palazzo, là vicino agli Uporte, che è pure un palazzo signorile. voleva fare Allora, sai che rumore a me. faceva? Goppa gli balconi, faceva sitto, popò, non strillare, qua c'è la gente che sta addosso. Cioè, ma tu hai capito che era un elemento mio nonno, una cosa. Guarda,
Era un personaggio, ma voi ci Una, siete. un no, nonno era veramente un personaggio. Allora, Is, Eufrata, Mario Boiaccia. Mario Boiaccio, Sì, un Mario Boiaccia. Mio il padre era nonno. Mariolino. Il padre, già, si chiamava. Erano tre proprio che stavano sempre tutti quanti insieme. Ah, e Guido Iannarelli. Capì? Allora, Sì. Guido con la Giovanni, Guido Iannarelli, Vittorio con la Giovanni e Mario Boiaccia erano i quattro amici. Sai i quattro amici che film che facevano gli schiaffa uno, gli schiaffa nata in computer? Amici miei. Amici miei, tale e quale, guarda, che hanno potuto combinare, tu, cioè, te lo E immagini. andare, mo dimmi una cosa. Poi torniamo a sto discorso perché Maddalena si è passata l'infanzia rende la mo con la monaca, però non ne parlo malamente, sembra di capire. No, 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 no. Io mi ho giurato buona, ma buona davvero. Cioè, per me erano mamme, ma ci siamo voluto bene fino alla fine. Io l'aggiudato alla fine che sono morte, tutto quanto, perché veramente mi hanno trattato troppo buono. E poi, oggi è cresciuta buona, indipendente, vabbè, con il carattere che tengo io, guarda che io, cioè, a me mi chiamano la calabrese, perché io sono stata creata in Calabria, e una volta che è scesa mamma, padre me l'ha messa prema, e sono Mamma, tornata, e poi non mi ha visto più, pensa tu. Quindi una botta e via, però mi chiamano la calabrese, perché sono tosta. Allora, praticamente queste monache sono state proprio brava, non posso dire proprio niente, infatti quando mi parlato parlano le proprio monache che ti hanno cresciuto cattive, come si deve, insomma. sì, no, perfetto, E perfetto, mi sì. si dice che ti hanno E poi imparato ci pure a stavano fare le tutti, tue cose. e so stavano tutti quanti orfani. Ah, e mo te racconto perché. Perché? Stavano tutti questi orfani. E poi a mano se ne andavano piano piano con la valigia in mano e pigliavano se ne andavano, tutto contento e cosa va. Certo, noi vogliono amici, ci mettevamo a chiagne, tutto appena se ne andavano, tutto va. Però a me mi è rimasta sta cosa, perché erano contenti dentro alle famiglie, capito? Perché se l'adottavano, si capite? Come no? E lo sa Allora, certo. io a 10 anni ho già pensato, io quando sono rossa, voglio adottare le creature, voglio fare come a chissà qua. Uè, ripassa l'angelo e riciammenna, come si dice a Cassino. Si dice a tutti i posti. No, ma manca farla apposta, i figli ne li ha già avuti. Si capite tu? Oh. E allora, a 25 anni, con marito, a Gittuaglione, o gli chiama Pia, o Virgo che cazzo da fare, perché gli voglio. Quindi, siamo partiti, siamo venuti in Cile e tengo due vaglioni favolosi. Mamma, quanto sono bravi, bravi, educati. E mo tengo pure tre nipoti, perché sono Sicuro maggiori no, di me. sicuro nonna. Azzo, tre, uno dei 19 anni e sta a fare l'Accademia della Finanza. Uno fa il terzo scientifico. E Lauda dei 7 anni fa l'attrice con me. Ah, ci Che si capiti chi è? Quella che pista? si è arrestata per Quella che si un pista con video. me. Si capite tu? Sì. Perché? Perché me l'ha già cresciuti tutto quanto, capite? Perché figurati col fatto che non ha già avuto figli, mamma mia, qua mi sono attaccata a chissà che tu neanche te la puoi immaginare. Ma però sono bravi questi ragazzi, guarda. Insomma, rubate tenne ti ha messa la prova, però, Sì, ma io subito ho già partuto. Tu pensa che ancora adesso io so la coppia più giovane ad aver pigliato gli figli adottati, perché marito mi teneva 28 anni, no, io tenevo 25 anni e essa teneva 30 anni, 5 anni di differenza teneva. Si Marita, capite? dimmi una cosa, quindi tu non stai si è fatto con legge con la monaca, che se non era una bizzoca, quindi questa ti ha dato pure la libertà, quella che ci capite, si è vissuta nello spirito della libertà con questa monaca. Sì. No, veramente era Iger, era messo maschio, i femmina Sì, però ti hanno fatto non fare, sono insomma. stata mai, perché fino a 10 anni mi trovavano sempre in coppa agli alberi, in coppa alle coppe, che guarda, ti giuro, sono stato un diavolo scatenato, un diavolo scatenato. Infatti qua, quando veniva mamma, mi mettevano mano nei capigli e dice, ma che sa, come cazzo facevi? Cioè, a manana la potevamo manare, perché
Però cioè, non la potevamo acchiappare in nessun modo, perché io non ero una radomare da plagiare, capito? Io facevo, tu pensa che io mi sono venuta a fregare, questo episodio te lo devo raccontare. Ma ci fregate l'ostia renda aglio osa e che se mi aggiungesse una vagliola a pecorella io ci aiuto in coppa. E già arrivata, ne aveva 6-7 anni, insomma, e è già arrivata in coppa gli ostensorio. E ci stava l'ostia consacrata tutta chiusa. Ma giù da fregare l'ostia consacrata. Quando gli prete, tutta me l'ha mangiata, mica no. Allora, quando gli prete aiuta la mattina a fare la messa, perché noi tutte le mattine andiamo alla messa, no? Al collegio, figurati. E ne ha trovato più l'ostia. Chi sarebbe piata? Si è messo paura perché che si era consacrata, cioè tu lo sai che potevano fare Come le no? messe nere, le cose strane, e tutto zitto, tutto quieto, io sotto agli banchi della chiesa, che vergogna. Allora a un certo punto è uscita l'amica mia che adesso è messa a pecorina, mo ci ho, ha detto veramente sta danna che si è fregata tutto. Allora, mo, per punizione ti facciamo fare la comunione. E mi hanno messo 2 anni a catechismo. E poi a 10 anni, giustamente, mi ha già fatto Però, crisi di Andrea, comunione. però quello che ci ho potuto capire è che alla fine però ti sei imparata a ricamare, a fare, alla fine ti sei bella Tutto, ribella. tutto, tutto, tutto cosa. Tutto. Io so fare tutto, un No, genio. sai perché ti sono a fare questa domanda? Questo è un periodo che basta sparare un colpo di periodo la monaca è facile. No, Invece, no, no, sì, la no, prima no. persona che sto a vedere che praticamente parla buono la monaca, di periodo la Quando monaca sono parla male. brave io lo dico, quando sono disgraziato la rego pure perché giustamente non è che secondo tanto puttana, però ti devo dire la verità, io per esempio i figli miei li ha giornato pure alle stimatine e sono stato pure bravo, sono Ma bravo, bravo. poi quella che mi si è detto prima, che il rapporto con la monaca con te non manca fornuto, perché poi si aiuta alla monaca clausura santa scolastica. Certo, perché ero più scientifico, parecchie guagliolo, ma avevano chiesto di preparare a filosofia, psicologia, anche perché giustamente ha già studiato queste cose, e quindi le ho preparate per andare a fare gli esami per la maestra d'infanzia, no? Alla Palmieri. E così mi ha già preparata pure. Gente, scusa, i se lo fanno e i no, che se la chiusce. Allora, ha già fatto gli esami e poi mi ha già fatto tutto l'anno di tirocinio con le mode che la oscura. Quindi le conosco tutte quante e se mi vanno bene incredibile. E tu lo sai che mi arrivano per premio, queste monache che la oscura? L'ostia. Perché facevano l'ostia a tutte quante le chiese, giuro, le buste d'ostia. Il lirima E quindi suli, hai capito? alla fine sul rapporto con l'ossa si è portato appresso per No, a me sempre. mi piace assai. Oh, e allora mi riempivano le buste d'ostia, non sapevano più come spiegare, perché le ritagliavano il tondino al centro, sai come fanno Sì, l'ostia? No, la fanno con le presse. E poi il tondino al centro viene ritagliato e viene posato nelle cose e vengono spedite nelle varie chiese. E tutto il resto intorno è che la daità. Allora, mo non le tavano più perché ci stevi che me lo mangiavo tutto qua, capito? Ma sì. erano buone. Lo so, c'è che lo so. Senti, Andrea, siccome che è stato un periodo con la ricostruzione particolare, ci sono un sacco di gente strana, come tutti i posti, no? Pure a Cassino ci sono i personaggi che uno si ricorda per sempre. Ma a parte gli amici del nonno, con cui stavano, che i quattro, diciamo, di questi quattro amici, ti cacca in mente qualche personaggio che merita di essere ricordato per come era strano, come viveva, oppure i ricordi sono Io me li sfumati. ricordo, mo non saccio di no, però io mi ricordo sempre su Carminuccio. Te lo ricordi? Come no? Oh, Carminucci. c'era Carminuccio, poi ci stava Chigli che guidava tutto quanto la processione, annanzi a tutta la banda. Ah. Carminucci era Santa Lucia, Sì. era Cervara, era Santa Lucia, E e si era poi Lunane. mi ricordo sempre, oddio, come si chiamava quella... ci ha già fatto pure la poesia, mannaggia. Ah, la Zingara, la mamma Maria, Maria la Zingara. Ci ha già fatto la poesia pure. Mo. Andrei, mo si è fatto un guaio, perché Perché mo l'avevo fa così. sentì?
brava, c'è da fare sentire sta poesia. Allora, mo ti faccio sentire la poesia di Maria, che è troppo bella, perché questa è... Ah, e poi di quella... Aspetta, che muta la trovo. Mandolino! E chi era Mandolina? Ah, è la soccola di Cassino. Ah, Mandolino, ma che te la ricorda? ma io era creatura, io sono del 67, sarei. Su, quant'anno ti è? E tengo 54 anni. Te la ricordo, Mandolino, perché mica sei morto un anno fa, una vabbè, però. decina d'anni fa. Steva, Vabbè. all'ultimo a tutti, stava sempre vicino a Sant'Antonio. Ah, Chessa sì. era una signora, una purella, che sicuramente si era fatta una figlia con Caccrone, che non si poteva ricci. E Vabbè, perché è andasse a finire? storia del paese che stanno a tutti i posti. No, ma che sei stata proprio da me. E poi, giustamente, per cambiare sua figlia, che era pure bella, 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 e che la faceva, che le poteva fare, insomma. Mo ti faccio sentire Mandolino, Brava, perché è troppo brava. bello. Seduta alla panchina vicina alla chiesa di Sant'Antonio, ogni mattina trovava una vecchina, tutta di messa, che aspettava messa. La chiamavo per offrirgli un latte e un caffè. E lei da lontano mi rispondeva con un cenno della mano. Sai perché? Stava di fronte al mio negozio, c'è cioè la sagrestia, e lei si sedeva là, aspettando il prete. Vabbè. Ecco, venga subito, aspetta, un poco, aspetta, non posso camminare più. E poi mi augurava, secondo lei, non te fai vecchia tu, eh? Era diventata ormai di compagnia e mi raccontava a volte i suoi trascorsi mentre la riaccompagnavo sulla via. Cioè, prima gli offrivo la colazione al coppola, hai capito? E Come poi no? la riaccompagnavo, la facevo solo passare la via, che passava al coso, alla sagrestia, capite? Che era una via e basta, capito? Sì. Era diventata ormai di compagnia, vabbè, stonca tutta scellata, ma prima non c'era così, maronna mia. Ma un giorno non l'ho vista più. Era da tempo che era andato fuori di testa. In chiesa, mentre il prete diceva messa, parlava con se stessa, imbarazzando non poco il parroco e i fedeli, accendendo e spegnendo ceri. Passava il tempo a passeggiare e chiacchierare. E ricordare i giorni di festa, a volte in vena di confidenza e a volte piangeva sulla sua indigenza. Raccontava, quando era giovane tutto mi venne cerchendo, perché le che faceva, mai aggiunta patenna, ma ringhievene soldi e sempre se mesciuto. Poi mi sono adattata alla situazione, che mi ha già fatto vecchia. Aspetta che giro. In conclusione, pure ha guadagnato la posizione. La bocca è diventata buona, gli scarti mi toccavano. Ma amare pure essa, chiunque passava, si pigliava quelle che rimaneva. Ma sempre dignitosa, mai volgare, devo dire, prima della malattia. Poi è cambiata tanto e allora non faceva che bestemmiare. Specialmente qualche ragazzo la prendeva in giro. Certo, si era dato un grande affare, ma pare che avesse una figlia che dovesse campare. Signori, mi diceva, tu sei buono, capisci assai, ma ci è passato tanto, rassi guai. Nanna, pure manato, e le mazzate, gli scuorni che ha già avuto, ha già mangiato e sono campata sempre, giorno per giorno, vuole essere tornata a dritto. Ma per fa meglio che fanno l'out come a me. Immagino sempre accontentata. Che saute che sono venuta. Roppa, e se la là. Hanno capito tutte cose come si fa. Se ne fottano. E lasciano tutte a ciaulia. Cioè, vanno e fanno. Ha capito? Allora, Andrea, quando si va a parlare di questa cosa, mi viene in mente la dignità di sta femmina. La dignità di Guarda, sta femmina.
E come diceva nonna era Castelluforte, era su Iara, qua vicino, no? Guarda, Diceva, povera mi donna, diceva vero? sempre nonna, ma la soccola non si fa con quella da coppa, con quella da sotto, ma con quella di coppa. Lucio, Ma con hai quella da capito? coppa. E ma Bella, perché bella. giustamente? Che s'aveva gamba sta figlia, si capì? Hai capito, Aveva grazie. gamba sta figlia e quindi s'aveva capì la situazione com'era. Non è che uno giudica sempre tutto quanto e poi non sanno manca la via che hanno fatto e Ognuno qualche sa per capito? sé, ognuno sa per sé, Dio per tutti. Capito? Non riesco a trovare cosa, Maria. Maria cosa? Maria, oddio, la mamma era cosa? La La zingara. mamma era. Ma ne tenga assai perché questo, ecco, che sei? Questo è il libro Anima e Cora. Anima e cora, poesie. Poesie dialettali di Cassandito. Questo è qua. Che se, anche se per me tu lo sai che per me la nostra lingua non è la lingua, non è il dialetto, è lingua madre. Non appartenne a lingua napoletana, quindi lingua napoletana è lingua madre. Però Sì. è importante sapere questa cosa. Dimmi una cosa, ma Oh. dalla famiglia tua poi, siccome ci è passato sempre un pallone, quindi io sono cresciuto con Domondo Fantaccione, con Augusto Di Mambro, con Renato De Santis, sono cresciuto proprio. Era guaglione, quindi chi se mi hanno cresciuto Si è conosciuta Bruno con la Giovanni. noi siamo cresciuti poi con Rumider, Antonio Di Pon e Bruno con la Giovanni che Eh ancora sì, quando seguiva per i conoscevo. campi in Poaria e quindi tu si parente pure a Bruno era grande Certo, è mio calciatore cugino, no? e chi gli dice mi hanno detto pure che poteva fare carriera pure in Serie A per come era forte mentre Di Pon Sì, era sì. quello che Ma poi poi si è ingrandita assai, assai proprio. Perché come se ne è udito fuori, ha cominciato a mangiare, a fare ricci, ce ne ha seguite più queste cose, non ha fatto più allenamenti, non ha fatto più niente. E Si è quindi, persa boh, dalla via, insomma, si è persa dalla sì, via. si è perso, proprio, perché effettivamente che cosa ci valeva? No, ma Bisogna noi fare. siamo cresciuti con un mito, sai, noi eravamo creature, no? Gli anni 60 ci stava Antonio Di Pogni e Bruno con la Giovanni. Senta, Andrea, dimmi una cosa, io siamo fatta, non sembra cassinese, cioè io da adozione perché sono nato a Sesto Lunga, poi sono venuto qua a Mario dal 77, ma parlando con Peppe Chiacciola, no? Sapere proprio che Rucolossea c'è una lingua diversa, una parola diversa che la Cassina c'entra, perché tu Noi siamo stati parli sempre da Raverso con gli Colossei, ma te ricordi gli carnevali che facevamo? Essi facevano sempre gli carmelli. Ah, sempre gli carnevali. Allora, poi ci stava gli Pavone che faceva gli carri, gli Pavone, gli Aiatu, cose che faceva Cassì. E insomma, se era sempre a sciarrà, finivamo sempre A a Sciarrà, litigare. si Ah, dice un una cosa, termine che non sentivo più a Sciarrà, che bello. però era una cosa troppo bella, troppo bella. Ah. Era nato Munna, non è? Sì, qua, no. Ah, mo si è perso tutte cose, tutto. Ui, l'illuminazione che facevano a San Pietro, pareva che stavano a fare chissà che. Noi poi facevamo il doppio regale che avevano fatto a Sant'Antonio. Ma pure Sant'Antonio e San Pietro, guarda che erano poche Lo so, entrate. ma poi, però poi alla fine arrivava l'assunto e mettevano tutto a tacere con l'assunto. Arrivava l'assunto e mettevano tutto apposta, capite? Il 9 luglio, Maritima alle 4 la mattina va alla messa perché la nonna Teresa Petrillo Vindiruia, cioè la pazza la chiamavano, Teresa 22 la chiamavano, gli aveva detto che pine e che cambava aveva lì al 9 luglio alla Maronna all'assunto. Perché quella che faceva negli 15 non contava niente, cioè non è che non contava, però quella importante era quella là, perché ti ricordi che quella l'hanno fatta uscire, roppa la peste, roppa Eh la sì, a malaria, Ditemo roppa tutto. quando si chiamava San Germano, Hai capito? E che se allora la nonna ci teneva assai da questa cosa qua, quindi. che poi a Cassini mi ricordo che ci stava la gara, che ci stavano proprio chi che erano addetti a Porta la Maronna, la famiglia tipo i Ferrigni, una cosa Ma che che? facevano Ah, giri a Porta sì, ci la Maronna. stavano chi che portava, che mostri, tenne la cosa degli immobili, là. Chi stavano sempre là sotto, portavano sempre la Maronna in processione, ma sempre, anche mu, cioè, non è che hanno cagnato, sono sempre bisse, si capì? Il problema è che non è che è cagnato, è di un mondo che è cagnato, non è solo Cassino. Quindi. Senti, ma Sì.
Ma mo che mo recitiamo, prima di parlare poi della No, io seconda stavo parte. a parlare, stavo a leggere. Beh, e si aggregano gli santi nostri. Perché? Proprio per dirti le litigate che si facevano tra gli Colosseo, tra gli santi, qua e santi là, però poi alla fine stavano tutto quanto incensate, si capiti? Incensavamo tutto quanto, uno a uno, chiane chiane, facevamo tutto qua. Sì, Daniele, dimmi una cosa, ma però a Cassino San Germano non c'è mai stata da Cassinese molto. Tu lo sai perché si chiama San No, Germano ma chi Cassino? sa che cos'è? Ma tu Che sai perché si sì. chiama San Da Germano quando hanno Cassino? cominciato questo cazzo, l'assamaricino, San Benedetto, hanno cominciato con Monte Cassino, per dargli importanza e cose varie, allora hanno fatto San Benedetto, primo santo di Cassino. Però, Gesù Cristo mio, il primo santo qua a Cassino era San Germano. E Allora, basta. Mare, ma tu lo sai Rocco, San perché? Benedetto è per fare la cosa con Norcia, con quello santo internazionale del ca, cioè gli anni, insomma, ti prego. Andrea, ma tu lo sai perché si chiamava San Germano Cassino? Eh? Lo sai perché si chiamava San Germano Cassino? Mo l'avevo letta una parte, però mo Mo non me te lo la dico, ricordo. te lo posso dire, questo lo posso dire perché non ho più questo. Ma tu hai da sapere, no? Che tra i Monte Cassino e a Terra Cassino c'è sempre stata una grande rivalità. Infatti, la Dì. E che Roccajanova, paggerite, eh? che la Roccajanova fu fatta perché stavano in guerra i sangermanesi con Monte Cassino. Che succedette? Che praticamente, per dispetto, l'imperatore Ludovico II, nell'IX secolo, quindi 800 e qualcosa, che facette? Chiappette, per fare dispetto, facette prima la guerra agli abati del Monte Cassino che li sconfiggette. Però Roppa, che facette? Per fare il dispetto, per gli ettari, i resti di San Germano che stavano a Capua e li portette a Cassino. E allora Achille Punto per 1000 anni si chiamava San Germano, si chiamava. Poi quando è diretta l'Unità d'Italia nel 1863, chissà che ci facette, perché poco San Germano era pure una prediletta del Regno di Napoli, però ci facette parecchi traditori. Allora che facette? Cagnette un uomo San Germano, la facette cambiare Cassino, ricorda la vecchia Casina romana. E quindi a quel punto c'è stata pure la voglia di mettere la cena, offuscare poco San Germano. Hanno fatto la cattedrale perché 1000 anni non li può cancellare una botta sola. Ecco perché. No, ma perché le... Cioè, non so, cioè, quella è storia, si capite? È la Sì, che storia, erano non può da essere 1000 anni San cancellata. Germano. E che Allora, 1000 anni Don San Germano. Benedetto, sì, e per carità, io facesse la festa a dovere, come la stanno a fare mo', per carità, però San Germano è sempre il loro santo protettore, perché l'hanno cagnato? Cioè, io su San Germano mi incazzassero poco, no? Certo, no, ma sì, Come ma la per cavolo? 1000 anni, ma per 1000 anni, no, vengo, ma per 1000 anni Oh, è e stato mo', San Germano. rendano secondo che hanno stricato tutto coso. Ma perché Anna, scusami, ma ti sembra strano che a Cassino ci sta una strada dedicata a Ludovico II, che era l'imperatore che ha portato San Germano a Cassino, i resti di San Germano? Da che stiamo a parlare? Quindi, Ha apriamo un capito? altro capitolo, che Babbo, abbiamo i ma chi si nomi. fanno come cazzo ci pare? Non si capite tu? Chi si fanno Brava. come ci pare? Che se è tutta una politica, una cosa. Sì, Cioè, qua si parla a chiura santi, qua si parla ma soltanto della politica e che gli conviene, perché San Benedetto gli porta qualche cosa, invece San Germano gli porta un cacchio. brava, Carichino. si è scritta la Si verità. capite? Senta, Andrea, ma mo prima parla la seconda parte. Una cosa mi ha da recitare, però. Ti sono Quello che carini. ti pare, piglia quello che ti mano mo in cassinese. Aspetta, Una. fino a sinistra. Aspetta. Allora, aspetta. Ah, questa è bella. Tu te ricordi che quando nascevano gli maschi, pare chissà che caspita nasceva, no? Sì, Quando erano giusto. femmine, ne erano ancora Sì, meno, giusto? omaggio. E diceva nonna, ma sempre, ehi, è nato maschio, mettici lo schiuffo in fronte, capito? Perché dice, pare chissà che cazzo, allora si è fatta, capito? Perché portava io cognome, le cose, capito? Queste cazzate qua. E che se la Gumara s'appressa alla casa Ramenichella, s'avvicina, l'asciuta regno primo figlio o figlia. Corre e seguita la mammara che già sta con l'acqua ugliuta.
Asciugamano, lenzuola ralina, per gli bambini, brorgaura gallina, per la puerpera ogni mattina, senza nessun impedimento, la zinna chiena, gli upietto, la montata latte è sicura, così sta scritto. Strilla la povera Menichella, ma subito mucca una pezza imbevuta. A Cristo Raffaele, a essa remosto e remela. È inutile a strillà, da là a da passare. Quando tutta la casciuta si cerca rassaggirà. Cumma, che sarà? Un masculone, una femminiella? Certo che la faccia è bella, aspettammo a parlare. Ndogno sta miese stunata, assittata agli tavolini, aspetta la notizia che è nata gli bambini. Pronta la buona bottiglia, gli pane e la saciccia, ciammella fumante per accontentare tutto quanto. Antonio ogni tanto si abbiocca, stanno tutti muti, ma sentono un chianto divino. Essa la creatura è nata, è un mascolo con tutti gli attributi. Si sente allora la commara parlare con la mammara. Mo' ci mettono lo schiuffo in fronte. Ma poi si addonano che le femmine rimangono alla casa e gli maschi si perdono a de fronte. Perché non sanno che le femmine rimangono, i maschi se le pigliano le femmine. Ma tu lo sai che in Italia come funziona, soprattutto la parte nostra, il padrone della casa è il maschio, ma chi comanda Comunque, siamo quando ci noi. incontriamo poi te gli ronchi sul libro qua, perché Ma mi fa piacere assai, ma questa la dice che come da noi in Italia, no? Il padrone della casa sono i maschi, ma chi comanda sono le femmine. appunto. È questo che non hanno capito. A noi ci piace fare essere fatto fesso e contento, lo sai. Brava, hai capito? Senta, Annalena, dimmi una cosa, ma mo passammo la seconda. Ma come ti sei trovata a fare un teatro? Come Ah, sta passando teatro? questa è stata la passione mia, è sempre E stata da come è quando ero andata sta ragazzo. passione per un teatro? Allora, Sta e passione tu per un teatro hai come è andata? da capire che quando stavo in collegio facevo sempre teatro, scrivevo proprio le commedie a 7, 8 anni, 10 anni, c'è sempre scritti perché mi piaceva. E le monache mie, giustamente, quando facevano le recite, le cose, dicevano: ma che si scritti qualche cosa, qualche favola, qualche cosa? E io dicevo: sì, ha già fatto. E quindi sempre la protagonista facevi, sempre là. Quindi tutte le recite, le cose. Poi, questa cosa è passata, perché giustamente è giunta qua lo scientifico, che l'auto, e ero preso aiutare un negozio. Al negozio stavo con mia mamma, il nonno, ma e tutto quanto. E un giorno, dato che Giorgio mi annoia, è stata sempre un'amica da fratema e ha abitato in coppa a me. La famiglia Mennoia stava abitando in affitto in coppa agli palazzi miei. E E qual è il palazzo mio? praticamente Qual io è? pomeriggio, Is Il e gli palazzo mio frati, qual era? Massimo, Diego, Mennoia e tutto quanto, scendevano a bacio con fratema, che si chiama Guido, e si mangiavano pane e Nutella, cioè e gli faceva la merenda a tutto quanto, perché teneva 2 anni racchiuso praticamente. Quindi se essi tenevano 7, 10 anni, teneva 12 anni, era quasi la mamma di tutto quanto. Però Giorgio è sempre coetaneo a me, coetaneo a me. Quindi, e poi ci siamo lassati, perché Giorgio se ne è andato lontano, ha studiato, ha fatto retta, e non ci siamo visti più. Perché poi sta famiglia si è cattata la casa e se ne è andata a abitare un'altra parte. Dopo un sacco di tempo, vedeva che io scrivevo le poesie, è già diventata la poetessa, una scrittrice contemporanea, scrittrice romanzi, le commedie, tutte cose. Allora ha detto Giorgio un giorno, è venuto agli negozi e ha detto: ma che tenesse una commedia per me? Invece fa sempre le solite commedie di Filippo, le scarpette e tutto quanto, voglio fare una commedia nuova, perché sennò sembra le stesse ripetizioni, cioè una s'ammoscia, insomma, la gente si scoccia pure, no? E così, dice: ah, io mi caccio tutto quanto la giocassetta, ma sai quando che ne tengo? Voglio a te. E ha già cominciato. E te l'ha già scritto tutto quanto in coppa di aiuti. Ha già cominciato con:
a chi la racchi la promette, non sapere luce. Poi ha già fatto, vi faccio passare, ha già passato un guai. Poi ha già passato un altro guai. Mo' devo stonga fa, vi faccio passare un guai. Poi, mi sa che questo Cassinese, con tutte le tradizioni cassinese e con tutti i personaggi di Cassino che io nominavo, ci stanno nominati tutto, pure la San Giovannara che la veniva io La San a Giovannara che mi ha tutti, fatto ricordare. ci stanno nominati tutti, cioè se tu vieni con me, mi stanno nominati tutti quanti, anzi, che sa qua da venire per forza, perché la devi ripigliare, perché è troppo. Però questo è dei giorni nostri, quindi, perché è una famiglia praticamente di Cassino che dal dopoguerra cresce, gliene pute tutto quanto, diventa magistrata, e poi praticamente mo s'avesse a morire, sta nonna Carmela, però ci sta la sorpresa. Vabbè, poi lo vedo, insomma, è troppo, Vabbè, ma e però figurati. ti scombisci dalle risate, perché ci sono tutti i doppi sensi, tutto che, guarda, veramente divertente, fa Quando la morire. commedia Cassi, beh, La faccio nelle commedie forse che di scrive c'è proprio l'impronta scarpettiana, eduardiana, dove sì, ma è ancora più divertenti la faccio, ci sta, perché beh, ma guarda, se rire da ci quando da siete aiutati fino a quando finisce, rire sempre. Ma ride, ma però ci sta l'urisa amara, capito? Un'urisa no, amara, no, però. ci sta No, qua. amara perché c'è sempre un risvolto. No, ma quindi Crepi dalle risate, ma veramente Luna da se ne è parlato tanti pure con quattro ore, ma Giorgio, io perché veramente muori da se mi ha risate. avuto ospite a Giorgio, se è stata una bella chiacchierata e tu sei vista pure tu. Bello, Ma qua bello. se stanno Però abbassando. ciò non toglie che io scrivo pure le commedie serie, Sì, però ci ecco, stanno io conto fatte. per il Anarello, turismo, fammi per le questo. cose, cioè, mo per esempio ha scritto 3-4 sketch, le poesie mie e cose varie, per il 27 novembre, ti invito a venire a teatro, 27 novembre sera, e c'è un recital per le donne, contro la violenza sulle donne. Vabbè, oggi E gli capito. facemmo il 27 novembre a sera. Quindi tu intanto scriva della sta data, se Non ti poi vieni. preoccupare, venga. Una cosa te lo dice, ne sei parlato con Giorgio. Stavolta per fare questo teatro contemporaneo, questo teatro alternativo, moderno, che ha scartapedrato la palla, non ci sta niente da fare. No, la so. Ah, boh. Giorgio. Allora, No, no, Giorgio. Giorgio la pensava come me. La gente sono divertiti. La commedia dell'arte, non la cagare. Oh, allora, secondo te? Allora, secondo te, La io commedia pure ho dell'arte non la fatto le... cancelli mai, anche perché sai che succede? Che tutto quanto alla fine gira e rigira, ritorna tutta la commedia dell'arte. La No, gente allora, in teatro si divertiva. io quando faccio le commedie mie, a già cacciare la gente dall'aiuto teatro, io 800 posti stanno e 800 copro, più la gente la ce la sta fuori. Tu pensa che è rimasto fuori l'avvocato Montanelli e Mignanelli, tutte e due sono rimaste fuori, mi stanno così ingazzate, anche perché le mie commedie sono uniche, cioè quest'ultime le ho pure ripetute, però che l'auto che stavano troppo attorno non la potevo ripetere, perché una volta ci manca una, una volta ci manca una, quindi sono pezzi veramente unici. E meno male che ci ha già fatto tutti quanti i filmini, che se no, capito, ha già fatto la storia di Cassino, fatela raccontare a Giorgio, 2 ore di commedia. 2 ore di commedia il giorno prima che praticamente cadesse Petrarcone, ci stava Petrarcone e Carlo Maria, no? Sì. Per 250 voti, con la questione dell'acqua della CEA, perché gli ha già pigliato per culo a tutti quanti, ha già fatto carè poro Petrarcone e ha già fatto a Carlo Maria. Praticamente il giorno dopo hanno votato per 250 voti a Vindis. Uè, ma sono incazzate come le bestie, perché giustamente dice a voglio, ma chi cazzo l'ha fatto sto casino? Beh, lo sapete voi quello che avete fatto. Storia Ma vecchia, stiamo fantastica. aperti, non parliamo di queste cose perché sennò poi Siamo veramente fatti già una scrivo. puntata con Renatina, quindi sta a posto, dobbiamo Brava, parlare succede casa una donna. Miciola, ma Dobbiamo parlare noi le una donna, ma sappiamo, però è meglio che ci stiamo zitti perché noi sennò. stiamo in guerra, noi faccio pure riparte come comitato Nuova Si è Cea, stiamo capito? in Chi gli guerra, hanno non fatto parla. scadere un contratto che sapeva scrivere, gli hanno messo sotto, gli hanno messo sotto, arrivederci e grazie, hanno fatto nascondere tutto cosa. Vabbè, lasciamo perdere che è meglio, perché Lasciamo se stare. si faceva prima, questa Non cosa stavamo non è. così inquaiata comunque. E mo stiamo in guardate e ce la prendiamo in culo tutti quanti. No, sì, ma la partita non è finita, non ti preoccupare, bisogna Speriamo, speriamo a insistere. Cristo. Ci sta Poi Renata che sa. Sei...
Ci hanno pigliato un'altra volta per culo perché ci hanno fatto fare referendum che l'acqua pubblica Che qua la là di nata. sinistra No, è ma poi sai. nata a presapire il culo, ha dispeso i soldi inutilmente perché tanto poi praticamente. Ma là, perché quando la leva la c'è? E Il quindi primo. mi dà una avvocata con certe palle. Sì, Andrè, lo sa la pappa c'è cioè, con la noce, no? Prima o poi despertusa. Ma c'è, passerà dei brutti momenti perché la situazione non è Speriamo. buona. Non è buona. E, che, ma no, ma posso lamentare che la gente non va più a votare. E io che non va più a votare. Tu fai un referendum, mi vinci, tu sei pierzo. Fammi No, capire. allora qua ammazza ammazza è tutta una razza, voglio capire. E diceva nonna, ma che più pulita te la Pulito dalla rogna. rogna. Bravo, si capì? E guarda bene la foto che hanno messo oggi con gli abati vecchi, con quegli stronzi là che ci stava là, in Vabbè. comune. Ma dico, benedetto Cristo, a me non me ne fotte niente che tu sei quello che sì, non me ne frega, fai quello che vuoi, non mi importa. Lontano era me chi fotte fotte, fa quello che ci pare, però te voglio dire, ma tu farti una foto, un comune. In una foto ufficiale, guarda, ti giuro, sono stati veramente. Questa è stata veramente, guarda, una cosa che ha fatto trabocca tutto qua. Guarda, i commenti che ci hanno fatto è poco, perché Ci non sono saputo, ci parlato, saputo, perché se ci no qua saputo. veramente non causa il pallino, ma non Guarda, vaffanculo. muoviamo troppo su. Senta, Andrea, ma poi ci visse che tu mi sei mandato un curriculum esagerato, quindi non è che posso dirci, però ci Quelle. visse. Eh no, nel senso, dai, potremmo, alla fine si può vedere Cassini che è stata la cosa più bella, però oggi visto che si sta premiata pure al Senato, no? Si chiama i premi, Sì, c'ho la. ci sta, Certo. e ci, Io ce praticamente si pisana non solo per i premi è tutta la parte, l'ho. compreso pure Senato. Vabbè. E com'è? Come sei arrivata là? Cioè, No, come io t'hanno non ci sono visto? arrivata, mi hanno No, chiamato come t'hanno loro. visto? No, Eh come sì, t'hanno perché visto? dopo il premio che ho preso là a Frosinone, Come praticamente, t'hanno visto? Che lo voglio dire? allora, ha già fatto un romanzo, La macchia sul soffitto. Bellissimo, guarda, veramente bello. Poi, quando ci incontriamo, magari che libro ti voglio, quindi ti Faccio dico. venire a trovare. E mi hanno premiato come migliore autrice del 2015 a Frosinone, alla prefettura. Dopo questa mi è arrivata la medaglia del Senato, perché io sono stata la migliore autrice di quell'anno. Quindi hanno sentito dai giornali, da qua, eh? Allora si vede che sono arrivate le notizie lì, che te devo dire? Quindi qualcuno mi ha segnalato. Si capite? E mi hanno Ci mandato capito, ci la capito. vedete. E la tengo qua, Faccio vedere, la può far vedere, faccio vedere. aspetta, ne tengo solo una, ne tengo 2000. Certo, già visto. Ah, eccola qua, la vissi che l'ha già trovata? Allora, aspetta, vediamo se si vede. Sì. Senato della Repubblica, c'è scritto, vedi? Premio Lettera Internazionale di Poesia, eccetera, eccetera, medaglia. E guarda questo. Aspetta, si legge? Come no? Grazie. Hai capito? Ecco qua, e poi ci sta scritto dentro, eccetera, eccetera. Roma, eccetera, eccetera. Non lo so se si riesce. Non stava qua, però guarda, ma ne tengo tante di medaglie. Sì, Capì? È proprio bello, Palazzo Madama, vedi Roma. ma che so bella soddisfazione, Capì? Quindi mi hanno segnalato e quindi mi hanno dato sta cosa. Ma ne tengo tanti, se vedi quello che c'ho io qua, non puoi capire. Io qua lo studio mio è pieno di medaglie, coppe, trofei, un sacco rampiccio, Vabbè. vabbè. Ma Insomma. adesso mi sono data alle commedie e quindi quasi non partecipo più alle competizioni di poetiche, perché tengo troppo che fare, insomma. Poi scrivo libri. Uè, io sono entrata in quasi 200 antologie di Alda Merini, di tutte queste qui, perché mi scelgono sempre come autrice. Quindi ho delle poesie meravigliose pure lì dentro, insomma, non è oltre 200 antologie. Ma se te le faccio io, guarda, tante, Andrea, tante. scusami. Poi ho scritto due romanzi, di commedie ne ho scritte per adesso una decina. 10 Andrea, commedie, con libri fatti, eh. io non sapevo che Cassina è un posto strano, sembra un posto acefalo, un posto No, apatico, no, poi ci stanno un all'improvviso sacco. esce.
No, poi escono i personaggi come a te che stanno vendendo questa cosa. Complimenti, No, un sacco capisci? di talenti, guarda, ci stanno. Guarda, ti dico, è pieno, è pieno. Sì, Canta. però oggi viste, lo sai che il problema qual è? Sai perché sono andato a cercare? Poi come tu, come ghiacciolo, si è fatto la stessa fine, partito per parlare in cassinese, poi si mettono sempre a parlare italiano. E sarà forse la diretta, tutta cosa. Io alla fine parlo No, più no, da no, 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 ma è adesso perché ti stavo a parlare queste cose, perché ma se no. sto pazziando, adesso sto pazziando. Il fatto sai qual è? È che sai perché sono a fare questa cosa? Lo faccio pure Raimondo Rotondi, perché fra poco non si sente più parlare sta lingua, sente, i muri giovani non parlano più sta lingua. Pensa che quando eravamo creature, no, noi facevamo il pallone, no? Ma pallone. Quindi andavamo per tutta la provincia a pazziare a pallone, quindi qua Isola Liri, Sora, pure Chigli, come a noi, guarda casa, ex Regno di Napoli, terra di lavoro, si sentivano non sociali, quindi loro cantavano come a noi, non sempre sociali. Quando invece andavamo a Ceprano, si parlavano romano. Allora noi ci sfottavamo, dice, Maronna, ma a Ceprano parlate romano? Chi? Praticamente la metropolitana si ferma a Ceprano, noi ci sfottavamo sempre. La diurna, però la diurna è Tafferel, qua di fronte a me, abita via Madonna, fatto questo Red Rock qua, il stile di qualcuno Cassino a fare un po' di retta. E loro cominciano a parlare, Cassino ormai i giovani parlano più sul romano, hanno perso qualsiasi identità, non ci sta chiudendo l'identità cassinese, sono andati Sì, è vero, è vero. e la seconda giritta, mo la metropolitana arriva fino a Cassino, non arriva più. Quindi perché il nostro legame, che la lingua nostra, la lingua osca, quindi molto legata, è la lingua del ceppo napoletano. E infatti, dopo di te, ma tu alla casa tua, i vogliono parlare cassinese o non ci parlano? Ah, ci stanno pure, ma da 7 anni, figlia mia, ma pensa che si gli stambarai, gli dialetti pure a chi gli vogliono che stanno andando alla scuola sia. Sa perché? Ma Perché le mie commedie sono tutte in cassinese. Quindi, guarda, dialetto proprio. meno male, però ripeto, allora, sai perché si chiama lingua laborina cassinese? Perché gli abitanti della terra di lavoro erano i laborini, quindi la lingua nostra laborina. L'italiana nascerà nu, ma in Coppa Monte Cassino, che è la terra, i primi testi in volgare, italica, e sono nostro. Cioè, nasce prima la lingua nostra e poi nasce l'italiano. Vabbè, pensa comunque. tu. No, e che stai? Coppa Monte Cassino stanno i tre, con le tre cause fatte con i Sessani, che Capuani e Teanesi, no? Che è la terra famosa. Che se gli romanzo che sono stata premiata, una macchia sul soffitto. Complimenti. Questa. Capì? Mo' questo lo devo presentare invece adesso al Teatro Manzone e te lo dico. Amore dintorni. Dintorni. Capì? Questo ancora lo devo presentare. Queste sono tutte poesie d'amore. Capì? In italiano o in lingua? No. Che cosa in lingua e che cosa in italiano? Ci stanno proprio tutto coso. Però sono tutte d'amore, sono bellissime. Belle, belle, belle. Capì? E quindi te posso dire solo che è una bella in italiano, se vuoi, perché insomma, capì? Allora, senta, Anna, senta, siccome Pazziano e Irene sono fatte un'ora, ci devi lasciare, ora c'è da lasciare due poesie, una in italiano e poi c'è da chiudere come in cassinese. Vabbè, allora, adesso ti dico. Allora, una d'amore te la dico perché è bella. Cosa costa il pentirsi per averti amato? Eppure non ho mai sentito quel peccato. Ho avuto tanto e mai provato. Quello che era la mia vita ed il desiderio immenso di essere donna, celato in me, tutto si è svelato. E d'amore immenso e di notti infinite, le mie pene mai avvertite, abbandonati su quel letto diventato il mondo che abbiamo sempre lasciato in fondo, dimenticando tutto il resto. Ma sempre era troppo presto. Non volere niente oltre le tue mani, sopra ogni mio rimani. Ancora ed ancora ti ho voluto tanto, troppo forse, ma non bastava mai. Sento il tuo respiro ancora sul mio corpo ed il tuo ansimare, ogni minuto un'eternità che appagava ogni mio desiderare. Mamma mia, che t'aggia dice, Anna?
Non mica niente, va buona così. Ogni parlata che chiude è superflua, non serve a niente, va buona così. Ah, boh. C'è da solo chiudere in cassinese, una poesia in cassinese. Gassinese, ah, boh. Sì, ah, Ah, Sociama. Vai, va. Aspetta. Un attimo e poi così. Non preoccupa. Ci salutiamo. Aspetta, fammela trovare perché è bella che sia. Ah, questa è stupenda, corta, bella e una meraviglia. La vita è come una cannela, che piano piano si struie con lacrime cucenti, poi piano piano fuie che la fiammella, e a tarda sera, goppa tavolata, ancora piena d'ogni ben di Dio, stracca alla fine s'ammoscia, ma nell'ultima fiammata s'intorce tutta, che si è proprio consumata. Ecco la vita che gli è, una picciata e una fumata, e non te riguarda niente per come la si è passata. Ci si è fatto ste chiusure, Anna. Io ho scritto oltre 2000 poesie. 2000, non una. Ma sai che tengo il record. Complimenti. E riesce sempre a trovare ispirazione per scrivere anche la nuova. Sempre, quindi. Sempre. Quindi la si è scritta sia in cassinese che in italiano. Allora, io addirittura penso che m'hanno detto pure che somiglio a al Belli, perché ha scritto pure il romano. Ma belle, belle, quelle in romano sono veramente belle, belle, belle. Quindi ne ho fatto una serie in romano, una serie in cassinese. Ce l'hai una in romano? Ah, cassinese è come una guidata, a questo punto faccio in romano. No, romano te la dico perché è troppo bella, bella, bella in romano. Eccolo qua, questa l'ho fatta proprio per le donne, per le violenze sulle donne. Guardando sta Madonna incatenata, stesa sopra una sabbia bianca, delicata, lo sguardo si è fermato sul collo reclinato. Mor ammazzato, chi t'ha combinato così? Vorrei poter sapere che faccia aveva, non è l'uomo questo, se capiva sto stronzo che t'ha fatto sta porcata, come Cristo in croce t'ha lasciata. Le braccia tutte intorcinate al corpo, con le mani giunte come fosse intorto. Ma come si può fare questo a una donna? Non ci posso pensare, forse con una canna. No, qui è peggio, qui è roba dura. È come se avesse goduto a fatte sta tortura. Fosse che hanno litigato e si è incazzato. Ma no, sti stronzi, non sanno più digerirlo. Ma che t'ha preteso? Ma sto dannato. Ma che t'ha domandato? L'uomini da un po' di tempo hanno perso il cervello, sono diventati una corteccia vecchia e vuota, e manco più un uccello. Ma che potemo pretendere? Che è normale, se basta un no definitivo. Pestigate essere un animale. Oddio Anna, io sinceramente mo, mentre si va a recitare non veniva a mente Belli, ma veniva a mente Anna Magnani. Bello, eh? È bella questa. Bello, bravo. Questa la sentirai il 27. Ti voglio dire un'altra cosa, però mo, purtroppo ti sei condannato la mano tua. No, ma hanno iniziato in cassinese, a definire in cassinese, di nata così in cassinese più rima. Aspetta, fammela tua. Facci poca pazienza. Voglio trovare Soshima. Soshima è bella perché parla di cose, di bottiglie. Ah, azza, l'ha già trovata. Allora, Soshima. Sia benedetta Soshima che quando era Raust, con gli ucauri che faceva, gli proveva. Ne voglio, facciamo un po' che bottiglie mi riceva. Ma gli primi tempi io non la sapeva. Tre giorni per bollire tutte quelle casse che trovava. Se la faceva prestare pure agli vicini, quintale repommarola. Bastava un reggimento.
ancora si ricordava della guerra e della carestia. Non voglio erano pronte la bottiglia. Auto che disinfezione. Ma una giornata per trovare i tap che ci serviva, per scegliere la pomarola che uglieva, long, tonna, per parlare che le più belle con le pizze rosse. Ma si Nicola che per l'orto cresce, cugliuta, se lavava e poi si ammiscava tutta quella passata e come era buona roba uglita. Poi le bottiglie s'avevano a tappare, roppa un giorno s'avevano a cacciare. Gli usurori, sì e no, 5 quintali. 3 giorni di fatica, e chi se le scorda? Per la nonna vecchia, la mamma e la figlia. Insomma, queste bottiglie s'accontavano, tante famiglie s'accontentavano. Mo sono arrivata la pomarola cinese. La famiglia che non vuole fare più niente, essa la femmina accatta la bottiglia straniera, puzzessa accesa. Poi Anna, che già dice, ma forse a pensare sia a nonno ma che socio, magari a due scasse. Che la fanno dalle quali. Se... No, però era un prosa, però facevano buono perché alla fine ci serviva che scassavano. Che scassavano. Hai capito? Sia nonno ma che socio, ma la stessa cosa. Ma tanti era abituata agli collegi a fare questo, quindi alla già fatta. Oui, io agli collegi, che se andrà già raccontare, ha già acceso sempre gli maiali. I porci, facevamo 7 porci per 180 guagliotti. Uè, l'appennavamo tutto quanto con l'orella era fora là e tutto quanto che ma sa come gli accerivano che la monaca fedendo mo cioè, erano fedendo solo quando accerivano i magliani perché venivano i contadini dall'esterno che chiappavano gli porci alle sambre gliela attaccavano e poi gli scannavano perché facevamo pure la cioccolata con gli usanga i sanguinacci. Azzo, ma che sanguinaccio! Facevano sanguinaccio la monaca mia con la cioccolata che ci mandava all'America. Ai figli miei, guarda, ti creava pane e sanguinaccio, sembrava pane e Nutella, madre che Nutella, approfumava, cioè mo puzza gli sanguinacci dei agenti. Non la sanno fare, ma che luce! Profumava, a parte il porci era completamente diverso perché noi ci avevamo a ramagnare tutta la frutta, la cosa, ma se ti racconto tutto quante le cose. Ma a chi tempo si usavano i maiali nero, no? Quelli casertani con gli scioccagli, no? Nero e bianco, tutti e due i colori, se chi è nero erano più lunghi e meno pesanti e più nicci, va? Diciamo. Invece che gli auto erano più rassa e più capita più tonno però quando si appennevano in maggio magnate che io gli un maiale ti giuro per ricordare soltanto quelle che gli hanno combinato lo sa c'è pure in delle creature che la nonna ma ci riporce cioè morivano chiane con tutto questo sangue che calava dentro la e la monaca sotto che raccoglieva tutto questo sangue fa il sanguinaggio certo poi è ovvio che dopo non ci pensavamo perché ci mangiavamo. Si capito? Lo so. E tutte le guagliole stavano tutte quante a tagliare la carne di maiale, 180 guagliole, quelle che rosse naturalmente, che era 10-12 anni come a me, a tagliare le orecchie e le cose per fare la coppa. Mamma mia, lo sapevamo tutto quanto che il work non setta niente. Quindi. No, ma poi quando li vedi i sapori di una volta, ma non siamo aperti. Sì, Danna, adesso parlo italiano. Io ti ringrazio. No, per ringraziarti perché io mi sono molto divertito. No, ma ci sono tanti episodi purtroppo da raccontare ancora. Ma poi faremo altre puntate. Ma certo. Tu quando molti rivedi, quando noi adesso siamo in diretta, poi te lo puoi rivedere, selezioni quello che già hai detto. Quindi la prossima volta, quando ti pare, ne facciamo un'altra e dici cose che non hai detto oggi. Perché quando vuoi, tu passa che mi chiami, non c'è perché... problema. A me... La sera io sono disponibile, quindi pure una volta al mese, no? Da quando pare a te, che stai libero. Figurati, non c'è problema. Spero che ti sia divertito anche tu. Ma certo, ma che scherzi. Ma poi sono cose che a me fa piacere ricordare, perché giustamente questa è stata la mia vita, quindi io non rinnego niente di quello che ho fatto, anche perché effettivamente, guarda, io sono soddisfattissima di quello che faccio e di quello che ho fatto, cioè io sono positiva sempre, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno,
Non sono mai una che si butta giù, mai, mai, anche se ho passato i guai, il fatto di non avere figli, cioè, Vabbè. subito sono partita, subito, cioè subito mi rimetto in sesto, capito? Non sono il tipo che si abbatte, assolutissimamente, guarda, sono una roccia, mo c'ho, sono calabrese. No, ma poi il discorso è che la tua generazione, parlando di sé, parla di uno spaccato di Cassino, della regione, di tutto. Certo. Quindi, perché mo oggi io non so che cosa potranno raccontare un domani i contemporanei, perché oggi la vita è veramente molto povera di spirito, non c'è più nulla da raccontare. No, ma poi non c'hanno più voglia di fare niente. Cioè, io mi sono, che ti devo dire? Con il teatro, io ho chiuso il negozio, non perché andasse male, ma che stai scherzando? Io stavo nel pieno delle mie cose, io mi sono rotta le palle, perché giustamente, è la burocrazia, è la PEC, quella e quella. Oh, ma chi cazzo le sfotte? Alla fine, poi te la risci, perché non ce la facevi più. Ma sai che c'è? Io ce l'ho il mio divertimento, quindi basta, con questo ho chiuso, anche perché stavo ben tranquilla e non c'è stato problema. Quindi ho detto voglio divertirmi a questo punto, perché tengo pure si sta andando, basta. 2016, chiuso l'attività e ho cominciato col teatro. Questa sera ci hai divertito. Io per questo ti Grazie. ringrazio a nome di tutti, Ma ti figurati. abbraccio caldamente, È veramente stato un piacere per me piacere nostro. ricordare queste cose, anche perché effettivamente sì, le posso raccontare a qualcuno, però cioè, proprio così, ma No, c'ho ma tante di quelle cose da infatti il raccontare. programma, come visto, si chiama Quattro Chiacchiere con, perché le persone devono dire se stesse, non, se non serve a niente. Anche perché cioè, in questi programmi che facciamo c'è soprattutto un taglio antropologico. Se le persone si mettono a proprio agio, parlano, esce pure il taglio antropologico, e quindi per noi è No, importante. vabbè, ma poi effettivamente, cioè, per me è una cosa tranquilla, cioè io ormai sono abituata a fare queste cose, quindi E il quindi, problema con me non c'è. no, nel senso un programma così. E niente, veramente grazie e ti salutiamo di... Grazie a te. Ciao caro, Grazie, arrivederci grazie, grazie. un'altra volta, Ciao. alla prossima.